Prosegue senza sosta il lavoro della maxi draga Breidel al molo Manfredi di Salerno. Si scavano i fondali per garantire un più ampio pescaggio per le navi da crociera che dall'inizio della primavera prossima faranno scalo alla stazione marittima disegnata da Zaadid. Le attività che andranno avanti 24 ore su 24 consentiranno di passare dagli attuali 6,40 m ad 11 metri di pescaggio. La prima parte dei lavori, che terminerà entro metà marzo, porterà i fondali a 8,40 m. C'è fiducia e ottimismo da parte dell'assessore all'urbanistica alla mobilità del comune di Salerno, Mimmo De Maio. Fino adesso la tempistica prevista dall'intervento è pienamente rispettata, ci aiuta sicuramente anche le condizioni atmosferiche che sono assolutamente favorevoli da questo punto di vista. Loro dovranno operare fino al 30 marzo, eventualmente prorogabile fino al 15 di aprile, che rappresenterà il primo step, sicuramente il più significativo, dell'importo complessivo del lavoro che dovrà essere svolto, che prevede la movimentazione di circa 3 milioni, anzi di più di 3 milioni, 3 milioni e 300 mila metri cubi di sabbia che deve essere poi, diciamo, sistemata, sversata all'esterno dell'area portuale. No, assolutamente l'inquinamento no, perché questo tempo che si è consumato per avviare i lavori era fondamentalmente finalizzato ad avere tutte le attività di caratterizzazione che sono state svolte da più laboratori, così come la norma prevede, per essere tra di loro incrociati. Abbiamo dovuto mettere in essere tutti i dispositivi che la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, definita in sede ministeriale ha previsto, quindi con un monitoraggio ante opera, durante l'opera, post opera, quindi tutti questi aspetti sono stati chiaramente del tutto verificati e se è in fase attuativa speriamo nel giro di un anno di completare questo primo step che possa fondamentalmente poi coincidere con l'avanzamento dei lavori che invece l'amministrazione sta portando avanti per quanto riguarda Piazza della Libertà e anche i concomitanti lavori di riqualificazione del molo Manfredi.